Allora, cari ragazzi, siamo arrivati al momento della verità. Eccoci. Un momento che sarà sicuramente di grande gioia per alcuni, di grande delusione per altri. Mi sono dovuto attaccare a delle motivazioni per mandare via qualcuno. Perché ovviamente non è che il mio desiderio fosse di mandare via qualcuno. Mi piacerebbe partire dal Mira. Non fare quella faccia a me. Ancora non ti ho detto niente. I tuoi punti di forza sono tantissimi. I miei dubbi nei tuoi confronti erano l'ostacolo della lingua, più l'ostacolo dell'età. Per cui ci ho dovuto pensare parecchio a questa cosa. È un ostacolo comunque che io ho deciso di saltare a piedi pari. E la mia unica decisione che posso fare è portarti a live con me. Grazie, grazie. Adesso hai delle cose da fare. Grazie, grazie. È un 5. Ciao. Brava. Questo è l'inizio del mio sogno. È bellissimo. Un bel momento di merda questo. Se ma per tutti. Allora, la seconda situazione che voglio affrontare è quella di Frank. Io vedo in te un potenziale gigantesco e una determinazione e una consapevolezza altrettanto gigantesca. Secondo me la cosa più importante qui è viaggiare sullo stesso binario. Se il giudice e il concorrente non viaggiano sullo stesso binario non si riesce ad arrivare in fondo. Per cui mi sono scervellato parecchio, ma non posso non portarti ai live con me. Dobbiamo lavorare insieme. Sì, non vedo l'ora. Juntos. Juntos, todo juntos. Non unti. Beh, anche un po', cioè. Grazie Frank. Grazie Jack. Ciao. Bocca al lupo, ragazzi. Ciao. Ti pareva, come dire. Cioè, raga, girl power, scusate. Yes, ce l'abbiamo fatta. Yes. Raga, noi, guardateci, le queen di Jake La Furia, del team. Ciao. Allora, Potara and the Fools. Questo è il vero momento difficile, perché uno di due deve andare e uno di due deve stare. Entrambi avete i vostri lati super positivi, che vi ho già detto, e avete le vostre criticità. Nel caso dei Potara, ho difficoltà a immaginarmi una declinazione a lungo termine del vostro genere in una competizione come X Factor. Nel caso di The Fools, non vorrei dover arrivare allo scontro, perché già voi siete in 5 e immagino che mettervi d'accordo fra di voi sia difficile. In più ci sono io che devo avvallare e spesso decidere le cose che si fanno. Io non vorrei dovermi trovare a convincervi ogni volta che voi siete di più di quello che volete essere. Detto questo, in entrambi i casi io mi dovrei trovare di fronte a delle cose buone e delle cose cattive. E secondo me, purtroppo, dopo averci pensato lungamente, Potara, credo che il contenitore di quello che fate, che è fortissimo, sia fuori da questo programma. Ed è per questo che purtroppo non vi porto ai live con me, ma devo portare i The Fools. Bravi ragazzi. Grazie Jake. Bravi boys. Grazie Jake. La fiducia. Dai Jake. Bravi ragazzi. Ragazzi, io vi abbraccio tanto. Io so che quella roba spacca e spaccherà. Fidatevi di me. Ci sta. Vi faccio un in bocca al lupo grandissimo. Grazie, Jake. Ciao, ragazzi. Ciao, Jake. And I felt love. Andiamo ai live e se mi cagate il cazzo, zero, taglio. Vecchio, zero. Zero. Non ti preoccupi. Non ti preoccupi, serio. Queste facce da malandrini. Spacchiamo tutto. Allora, dov'è la mia squadra? Oh!
Dai raga, ci abbiamo una squadra, abbraccio corale, forza. Brava Nina. Dammi un abbraccio Frank. Faremo grandi cose. Bello raga, troppo. Allora, secondo me abbiamo una squadra veramente devastante. Let's go. Ti è piaciuto questo video? Allora non fermarti qua, iscriviti al canale.